Un acquario totalmente al buio, tranne che per le immagini retroilluminate in cui i corpi ritratti in vecchie radiografie diventano lo spazio di esplorazione di un pesce rosso, alter ego dell'artista, che, data la sua memoria corta, non conosce passato, né futuro, né paura. Indipendentemente dalle correnti, è il titolo della mostra personale dell'artista nuorese Luciana Aironi, che Manca Spazio di Nuoro ha inaugurato ieri sera e che sarà visitabile fino all'8 agosto. L'artista Luciana Aironi ha iniziato quasi un anno e mezzo fa a produrre questa serie di opere, dove lei rappresenta in tutte un pesce rosso che effettivamente è il suo alter ego. E con due di queste opere ha partecipato anche alla prima Biennale d'Arte Sarda al Muras di Samugheo. E da lì in poi, dopo aver visto la mostra, abbiamo iniziato a pensare a portare l'artista anche qua, anche a Nuoro, in modo che lei, essendo nuorese, potesse essere vista da tutti. Indipendentemente dalle correnti, significa molto anche per il suo percorso artistico, perché lei mischia la fiber art, la pittura a olio, e poi ovviamente le tecniche miste e l'utilizzo dell'RX, che è una cosa molto particolare qua in Sardegna. Una mostra che diventa esperienza multisensoriale, immergendosi nel buio della sala, illuminata solo dalle opere in mostra, il visitatore è cullato dalle parole del testo scritto appositamente per l'esposizione da Cecilia Mariani e letto dall'artista Gianni Casagrande. Le opere diventano così fasci di luce che guidano il visitatore, bracciata dopo bracciata, verso la superficie. Il pesce rosso vive all'interno di questo ambiente, che è un ambiente umano, ha una memoria di 30 secondi che si resetta e un po' è legato alla mia paura, di poter perdere, il ricordo, la memoria del passato, delle persone che amo. E quindi è tutto incentrato all'interno della mia ricerca artistica. Che senso?